Ciao a tutti, sono Cabane e benvenuti oggi sul circuito di Manama in Bahrain, nel bel mezzo del deserto. Questo circuito è stato inaugurato nel 2004 con una splendida vittoria di Schumacher con la Ferrari. Ferrari che è la miglior macchina in questo circuito dato che ha vinto 6 Gran Premi. Il pilota più vincente qui è Sebastian Vettel con ben 4 vittorie, seguito da Fernando Alonso con 3 e Hamilton soltanto con 2, a pari merito con altri piloti. Il miglior pilota per quanto riguarda le qualifiche è Sebastian Vettel, sempre con 3 pole position, ma la Mercedes invece ha 5 pole position, quindi il miglior team in qualifica, come al solito, si conferma la Mercedes, come ha fatto d'altronde in Australia. Arriverà anche il video dell'Australia, molto probabilmente. La gara del 2018 è stata vinta da Sebastian Vettel, se l'avete vista c'è stata una grandissima lotta con le gomme finite di Sebastian Vettel, purtroppo c'è stato anche il nostro Cigarini che si è rotto una gamba e c'è stato anche il ritiro di Raikkonen seguito da questa frattura, questo problema al pit. La pole di Sebastian Vettel è stata di 1:27.958, ricordiamo che però qua in prova tempo riusciremo a fare tempi molto migliori, anche perché abbiamo condizioni perfette e poi non è la realtà fondamentalmente. Il miglior giro invece è stato di Bottas, il miglior giro di 1:33.7. Il podio è stato quindi Vettel, Bottas subito molto attaccato a Vettel e Lewis Hamilton in terza posizione. Analizziamo ora quello che è stato il mio giro migliore, un 1:26.1, che comunque con l'assetto da gara non è male. Prendere bene qua, sfruttare bene la pista per prendere più velocità possibile in vista del lunghissimo rettilineo che si affronta in ottava fino alla grandissima staccata. Qua attenzione, bisogna difendersi molto, visti la grande possibilità di sorpasso. In seconda, anche in prima magari per fare un po' da perno, diciamo. Passare molto bene sul cordolo interno verso sinistra in quella curva veloce e via. Altra possibilità di sorpasso qua, un po' più difficile. Si passa toccando leggermente il cordolo, attenzione a azzeccare il punto di accelerazione giusto. Qua si taglia il più possibile, si passa sopra questo cordolo, attenzione al cordolo interno qua perché è scivoloso e al cordolo esterno perché è molto alto. Gli fa proprio saltare la macchina. Qua bisogna non toccare il cordolo laterale sinistro perché fa perdere molto in trazione. Qua si passa sopra invece. Nella curva più difficile del tracciato, non toccare il cordolo esterno quando si è durante la curva e anche quando si è in uscita perché fa perdere molto in trazione. Seconda zona di RS, qua tentare il sorpasso è un po' più difficile ma non impossibile, si passa bene sopra il cordolo esterno qua invece per sfruttare appieno la pista. Sono finito leggermente largo ma nulla di preoccupante, non toccate il cordolo interno qua perché è scivolosissimo. Si scala qua, io sfrutto la terza per far girare di più la macchina e poi via. Penultimo rettilineo, anche qua zona in cui si può tentare un sorpasso, anche se non ha molto senso secondo me in vista di questo lunghissimo rettilineo in cui sempre sfruttare bene la pista e via. Zona DRS, si taglia il traguardo, 1:26.186, non male, non male. Ok, per quanto riguarda l'assetto invece è un assetto abbastanza scarico, come dicevo 1:6. Molto scarico sull'anteriore, compensato da una zavorra posteriore abbastanza alta, perché come ho detto bisogna cercare di essere più scarichi possibile per il lungo rettilineo. 85-85 di differenziale, classico qua nella geometria delle sospensioni per avere il massimo trazione. Tutto molto equilibrato qua, non ci sono grandi rolli di chicane veloci, quindi alla fine un 5-5 va bene. Altezza anteriore 4-4, non più bassa a causa dei cordoni, anzi si potrebbe pensare di alzare un pochettino, ma si andrebbe a perdere molto sul rettilineo, quindi secondo me è il compromesso perfetto. Freni, una pressione abbastanza alta causa la grande frenata che c'è all'inizio, pressione alle gomme e zavorra, come dicevo 8 e secondo me è la zavorra perfetta. Si potrebbe anche pensare a un 7 magari con un pochettino di ala anteriore in più, ma anche già 2-3 potrebbe andare bene per cercare di perdere la macchina il meno possibile nel momento in cui si ha la macchina con le gomme un po' più usurate. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi. Predizioni? Dai, questa volta le Ferrari andranno bene, me lo sento. Ci becchiamo al prossimo video, uscirà anche il video di Australia perché l'ho perso e arriverà tranquilli. Don't treat me like I'm your sidekick, 'cause I watch TV.